Marco Filoni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. E benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontarci il suo prossimo incontro, prossimo perché è oggi pomeriggio alle 18, credo, al Circolo dei Lettori, Essere e Neon, archeologia di una modernità luminosa. Marco Filoni, lo ricordo, storico della filosofia, tra l'altro l'ultimo libro che ha pubblicato è sempre Il filosofo della domenica, vero? No, è uscito Anatomia di un assedio, proprio da qualche giorno. Ah, quindi... Libreria Peschiera, un libro sulla città e la paura, che ha a che fare anche con il tema di cui parlerò questa sera, Torino Spiritualità. E il tema che affronterà Marco Filoni a Torino Spiritualità è un tema molto particolare, perché il tema di Torino Spiritualità è la notte, ad infinita notte. E invece Marco Filoni fa esattamente il contrario, ma per farci comprendere anche il senso della notte, ci porta in un essere di luce molto particolare. Essere e Neon, archeologia di una modernità luminosa. Il neon, questa cosa che ci accompagna ogni giorno, sicuramente nei luoghi di lavoro, perché nelle case credo che siano molto poco presenti, anche se il neon sta rivivendo una sua primavera. Ricordo persino un festival del neon a Londra, ci saranno altri festival dedicati al neon proprio prossimamente, perché sta rivivendo qualche cosa di molto particolare. In che modo lei si è avvicinato a Georges Claude? Allora, guardi, nasce da una considerazione anche abbastanza banale, cioè cosa succede quando la luce squarcia il buio? Cioè, noi abbiamo sempre pensato e ragionato in merito alla luce con la metafora del bene, cioè noi da sempre, da quando l'uomo esiste e riflette e pensa, la luce contro le tenebre, contro l'oscuro, contro il buio, sono state la metafora del bene contro il male. Ecco, però mi sono reso conto che succede qualcosa, soprattutto a cavallo fra 800 e 900, che ha a che fare con l'illuminazione artificiale, cioè il secolo dei lumi, che ovviamente è stato un secolo illuminato per la ragione, non è stato un secolo illuminato per altri versi. Il Novecento invece è senz'altro un secolo illuminato, nel senso che l'illuminazione, l'elettrificazione ha portato la luce laddove il buio, le tenebre regnavano sempre sovrane, ovvero questo luogo che era una dimensione quasi metafisica, la notte. E la notte era il momento del terrore, della paura, bisognava stare attenti perché la notte è pericolosa. Ecco, l'unica cosa che si poteva fare era rimanere a casa, al riparo alle mura domestiche. Invece succede che fra 8 e 900 la luce conquista le città, conquista le vie, conquista la notte. Quindi la notte, che era un vivere senza testimoni, viene illuminata, e quindi succede che la civiltà occidentale, quindi l'immaginazione che la civiltà occidentale ha di sé, la sua coscienza, cambia attraverso la trasformazione prodotta nella vita pubblica e privata da questa nuova rivoluzionaria tecnologia, la luce elettrica. Modifica profondamente la percezione degli oggetti, degli ambienti, trasforma sensibilità, gusto, socialità, perché del resto le feste fino ad allora erano soltanto appannaggio delle aristocrazie che potevano permettersi di illuminare i palazzi dove accogliere i propri ospiti. Invece quando arriva l'illuminazione per tutti, la festa diventa più democratica, quindi la notte diventa un momento in cui i cittadini possono iniziare a vivere. Ecco, succede che quando questo avviene fra 8 e 900 cambia totalmente quel laboratorio della modernità che è la metropoli urbana, cambia totalmente il modo in cui filosofi, intellettuali, scrittori iniziano a guardare a questi piccoli oggetti che sono le insegne luminose, come le cartoline, cioè si trasforma l'immaginario, e quindi quelle città, Vienna, Parigi, con i suoi passage, o la piccola mamma, come i boemi chiamavano Praga, insomma, questi intellettuali
li smettono le vesti da grandi scrittori, filosofi, e indossano quelli da detective per andare a cercare quegli indizi, quelle spie che permettano di capire queste nuove città illuminate. Ecco, e questi intellettuali si chiamano Robert Musil, Walter Benjamin, Charles Baudelaire, Marcel Proust, Kafka e così via, fino a Bloch, Krauss, Zimmel e Krakauer. Ecco, mi sembrava interessante perché tutti questi parlano della luce nelle città, di come le città si trasformano grazie all'illuminazione, e le insegne luminose sono un nuovo modo, sono delle iscrizioni urbane che non solo hanno un ruolo estetico, ma cambiano la percezione della città e la percezione che la città ha di se stessa. Non solamente un ruolo estetico, ma veramente di costruzione di un panorama che non è altro da noi, ma noi siamo dentro questo panorama. Però, Marco Filoni, senza voler ritornare all'antichità, no? In che modo, quando lei parlava del dualismo luce, tenebre, il giorno e la notte, come se tutto il male fosse riposto nelle tenebre e nella notte, in che modo oggi la parola notte, tenendo conto di tutte queste luci che ci ammorbano per molti aspetti, e soprattutto luci al neon, in che modo la parola notte noi la attraversiamo? È interessante questa domanda, perché oggi è come se la notte fosse spunta dalle nostre esistenze, nel senso sempre più si tende ad illuminarla. Ormai di notte noi possiamo andare a fare la spesa, i supermercati sono aperti 24 ore al giorno, ormai le mail, le telefonate, i messaggi ci raggiungono in qualsiasi momento anche della notte. E insomma, è come se la notte, che appunto ha una lunga tradizione di secoli bui, di cattiva fama diremo oggi, addirittura c'erano i giuristi italiani e tedeschi che nel XVII secolo avevano elaborato lo ius nocturnis, cioè il diritto che formalizzasse le ragioni per cui la notte era un ambiente da temere. Ecco, io credo che oggi vada un po' rivalutata questo momento, perché è vero che la notte era il luogo di paura, ma era anche il luogo dell'intimità, era anche il momento in cui non necessariamente all'ombra, vivere senza testimoni, cioè vivere all'ombra senza essere illuminati, si debbano commettere degli atti impuri o criminali o temerari o paurosi. Al contrario, c'è un aspetto delle nostre esistenze che oggi mi sembra sempre più difficile da mantenere, che è l'intimità. Ecco, la storia dell'umanità ci racconta che la notte era anche il momento dell'intimità. Oggi a me sembra che sempre più con la rete, con le nostre esistenze, con il capitalismo che è all'assalto delle nostre notti, perché comunque ci sono degli studi recenti molto interessanti su come appunto anche la notte sia diventato un momento cui noi individui della civiltà occidentale, considerati dei consumatori, dobbiamo produrre. Ecco, è interessante questo. Io rivaluterei la notte come momento di intimità, cioè cercherei di far sì che la notte riacquisti quel senso antico di riparo, di separazione dalle cose di tutti i giorni, e quindi spegnete le luci, spegnete i cellulari, fate sì che le luci dei monitor non vi raggiungano anche di notte. E neanche quelle piccole lucette che quando ci svegliamo di notte nella nostra casa ci sono, e quelle piccole luci sono veramente dei segnali che noi comunque non siamo separati, ma siamo sempre connessi, perché quella lucetta, oltre a creare un costo di bolletta, ci indica che noi siamo dentro questo sistema. Vorrei però toccare un tema che sembra, spero di non andare del tutto fuori campo, Marco Filoni.
Il neon attraverso l'arte, perché l'arte ha anche la capacità straordinaria di raccontare noi stessi, seppure in forma estrema, ma c'è necessità di questa estremizzazione, di questa apparente follia che è un'estrema saggezza. Ecco, abbiamo ben presente forse la prima volta che il neon ha realizzato una forma d'arte, quella di Dan Flavin, che poi è straordinariamente conosciuto. Ecco, in che modo l'arte può rispondere alle domande che lei ci poneva prima? Beh, cosa sarebbe Pigalle o il quartiere a luci rosse di Parigi senza i neon O Las Vegas? Che ruota sul Moulin Rouge. E quando nel 51 Lucio Fontana usa un neon industriale per creare gli arabeschi di luce, poi naturalmente, come diceva lei giustamente, le sculture fluorescenti di Dan Flavin, ma anche gli scritti esistenziali di Mario Merz, o ancora, per rimanere in tempi un po' più recenti, Christian Boltaschi, e così via via fino alle moderne opere d'arte di luce che proiettano proiettate sugli edifici. Ecco, l'insegna, il neon è la cifra estetica di un luogo, ma anche di un tempo. E giustamente lei diceva Las Vegas, lo capirono bene gli urbanisti Robert Venturi, Dennis Scott Brown e Steven Eisenhower, che hanno scritto un libro fondamentale degli anni 70, Imparare da Las Vegas. Ecco, questo libro è fantastico perché racconta le insegne luminose di Las Vegas e fa capire come queste non siano soltanto un ornamento della città moderna, ma analizza l'architettura di queste insegne come un'architettura della persuasione, cioè ovvero come un'edificazione antispaziale dello spazio, così dicono i tre architetti, perché si preoccupa più dell'effetto che ha sullo spettatore che non della forma stessa dell'architettura. Ecco, questo è un concetto fondamentale per capire l'architettura a partire dagli anni 70 in poi, ma anche per capire delle città senza fondazione, Las Vegas, ma Singapore, che è un'altra città studiata da un altro grande architetto, Rem Koolhaas. Insomma, a me sembra che bisogna, ed è anche il motivo per cui Mario Merz, Fontana, Flavin e poi si occuparono del neon e lo utilizzarono come materiale delle loro opere d'arte, perché appunto non è soltanto un materiale luminoso, ma è qualcosa che illumina le vite, ecco, mettiamola così, dall'aspetto estetico che indubbiamente ha un altro aspetto ben più importante, che è quello di orientare le nostre esistenze, cioè interviene nelle nostre esistenze e ha un significato ben più forte che soltanto quello estetico. Marco Filoni, prima di chiudere, visto che lei sta per partire in viaggio, quale libro si porta appresso? Porto Sebald, che è... A proposito di viaggio... Sì, sto rileggendo. Tutti dicono che rileggono libri, in realtà io ho letto Austerlitz soltanto lo scorso anno, non l'avevo ancora letto, ma è così, mi ha così molto colpito che lo sto rileggendo a un anno di distanza, perché è uno di quei libri che ogni volta che lo leggi capisci molte cose in più della prima lettura. Essere neon, archeologia di una modernità luminosa, oggi pomeriggio, al Circolo dei Lettori alle 18.45 per Torino Spiritualità. Grazie ancora Marco Grazie Filoni, mille a lei. Buona giornata.